La capitale africana del sesso. Le stime parlano di 50.000 ragazze, anche minorenni, che si prostituirebbero fra Casablanca e Marrakech. Per capire se questo fenomeno sia vero, siamo venuti proprio qui, a Marrakech. Non sappiamo da dove cominciare. Quindi, girovagando per la città, fra i ciarlatani e gli ipnotizzatori di serpenti, proviamo ad avvicinare questo gruppetto di donne intente a fare tatuaggi. E scherzando, gli facciamo qualche domanda. Ascolta, ma la sera qua per divertirsi dove bisogna andare? Ma qua di lì. Cosa c'è di bello? Donne? E ci rubano, portonsi. Bella, ma quanti anni? Uno. Uno? Uno. 15? Sì. Giovani così? Sì. Ok, una prima informazione ce l'abbiamo. E ovviamente la donna ha capito quali sono le nostre intenzioni. Tu conosci ragazze giovani? Ce li ho qua, la ninia. Ce li ho di calcio e ce li ho. Quanti anni hanno? Ce li ho una. Ecco, 15. Poi si alza per vedere se la sua amica è in giro. E dopo qualche minuto torna con una buona notizia. Dopo fino a qua ce li ho un'altra ragazza e finito. Ma quanti anni? 10. Ma che ora vengo qua? Un'ora. Sembra incredibile, ma questa donna ci ha offerto la compagnia di una bambina di appena 10 anni. E quando torniamo, dopo un'ora, troviamo ad aspettarci proprio una bimba che dimostra 10 anni. Come ti chiami? Sofia. Tua figlia? Sì. Sono figli. Quanti anni ha? Amina si spaventa e si allontana da me. E allora tutte cominciano a ridere, come se stessero scherzando. Ma non stavano scherzando, perché proprio loro un'ora fa ci hanno dato appuntamento per incontrare una bambina. Rimaniamo lì seduti per capire come andranno le cose. Ma purtroppo accade un imprevisto. Questo ragazzo che sta camminando mi riconosce, si ferma e torna indietro. Vai via. Mi alzo subito per non far capire alle donne chi sono e lo allontano. Stiamo lavorando. Sinceramente avevo un sogno di... E lo so, ma non qua, avvi pazienza. Va bene. Ma quando torniamo, gli animi sono diversi, ci guardano sospettosi. E a un certo punto la vecchia indica il borsellino che indossa il mio collega. Ci hanno scoperto. C'è la camera, cosa dite? Camera? Sì, cos'è qua? Una borsa. Cosa vuoi? No. Una borsa, ma che camera? Ma dici la camera? Cos'è camera? Per comparlare? No, scusa, qua. È un bottone, un bottone. Questo è la camera, mi parlare per ragazza? Ma no, Un'equazione. Parla piano. Vabbè, c'è andata male, ma una bambina con la quale fare sesso molto probabilmente l'avremo trovata. E non è difficile qui a Marrakech trovare gente che dietro pagamento ti offre dei minori. Je cherche des mineurs. Problème, moi je vais trouver. Oui. Quelle année? 14 ans. Et combien? Je sais pas. Hein, ah, ok. Toi, j'avais petite fille et garçon, tous les deux? Oui, pas de problème. Et comment il fait pour le loyer? Il y a l'appartement. No, pas l'appartement, mais l'hôtel. Ecco, anche questo ragazzo, senza neanche conoscerci, ci ha promesso di farci incontrare con dei minori, anche maschi. Il problema è che la legge marocchina vieta loro di entrare in hotel, quindi bisogna trovare un'altra soluzione. Je préfère une chose, prendre un appartement pour un jour. Toi, ramener les petits garçons et les petites filles. Se ça marche, ok, payé et voilà. Oui. Hein? Ma sûr, hein? Pas de problème, oui. Hein? Ok, ça marche. Abdul, te rappelle demain matin. Ora, se vogliamo incontrare un minore senza correre il pericolo di essere arrestati, dobbiamo affittare un appartamento, come fanno migliaia di turisti sessuali occidentali. E non ci mettiamo niente, basta andare in piazza e chiedere al primo che capita. Mohamed ci propone un locale grande, 3 stanze e 2 bagni, e il prezzo non è male. 1600 dirhami. Adesso però dobbiamo essere sicuri di poter portare degli ospiti in casa. Alla soirée, il y a avec nous deux femmes. Mohamed ci chiede se abbiamo una macchina per portare le ragazze e non capiamo quale sia il motivo. La porta no, il problema è perché la polizia. Capito? Le ragazze le dobbiamo far entrare dal garage in macchina. Non possono passare dalla porta principale perché la polizia potrebbe fare dei problemi. Ora è evidente che tutti qui sanno cosa succede, ma l'importante è salvare l'apparenza. Ok, ma se la femme dedans la voiture, il vuole venire sì? Oui, il est dans le parking, je vais vous montrer le parking. Et il peut pas avec la femme non. Passer dans le garage? A pied? Non, a pied no. Allora, c'est fou ça. A questo punto torniamo da Abdul, perché ci ha
ha trovato una ragazzina. Ma siccome non abbiamo ancora l'appartamento, la incontriamo in strada. E con la promessa che la sera ci rivedremo, riusciamo a farle qualche domanda. Ma tu qu'est-ce que fais? Entre parenthèses, je suis écoute. E quel âge avevi tu? 6 ans et demi, presque 17 ans. La première fois, à quel âge? À 15 ans. J'étais vierge, maintenant je suis pas vierge. Et maintenant, je sors avec les Européennes et les Arabiens Saoudites. Il y a des Italiennes? Non, j'ai jamais cherché avec eux. Quand t'es donné le client? Après de faire l'amour, 2000 dirhams, ça dépend. Parce que je suis une étudiante, je peux pas payer les cahiers, les avis et tout, parce que je suis d'une famille très pauvre. La mère, le père, il sait pas que toi fais ça. Ma famille, elle pense que je suis une fille sérieuse, parce que j'ai des notes, bah, je suis intelligente, moi. Elle pense que je suis une vierge. Les sous que toi as gagné avec la prostitution, ton père ne les voyait pas les... Est-ce que mon père me dit, oh, parfois, c'est ma copine qui m'a donné les chaussures, c'est qui m'a acheté le téléphone, c'est ma copine qui m'a fait ça. Et même moi, qu'on gagnait ça beaucoup. Ça dépend, il y a parfois que je sors beaucoup et il y a parfois que je sors pas, ça dépend. 2000 euros à la mois. Toi, il va pas à l'école? Oui, je vais à l'école. Je t'avais dit que je fais ça juste pour continuer mes études. Parce que mon rêve est d'aller en New York. Toi, rencontrer le touriste où? Dans des espaces publics comme ça, ou bien un McDonald's ou un Starbucks. Après, elle m'a dit qu'il y a un portement pour l'amour et le pays. Mentre la stiamo intervistando, le arriva un messaggio di un suo cliente e lei ce lo fa vedere. Tu veux voir le message? Bonjour, c'est Paul. C'est mon prénom. Demain? Je te vois demain, je viens à 16h devant le magasin comme ça. Okay. Tu me donnes un repas, s'il te plaît. Ça, c'est le message envoyé de qui? D'un Européen âgé de 70 ans. 70 ans? Et c'est ton client? Oui. Comme toi, il fait l'amour et mis la protection? Parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas faire l'amour avec la protection. Et je ne peux pas dire non parce que j'ai trop besoin de l'amour. Et tu n'avais pas peur, AIDS? Bah, je choisis. Il y a des clients qui montrent qu'ils sont propres et tout ça. Mais il y a d'autres que je préfère la protection avec. Il y a la place ici. Il y a beaucoup de petites filles avec toi? Il y a beaucoup. Bah, presque 50 ou bien. Par combien d'années encore toi fais ça? Je ne sais pas. Une année, deux années? Je sais. Personne ne sait son avenir. Salutiamo questa simpatica ragazzina e torniamo in piazza davanti al McDonald's. Tanti hanno un minore da vendere. Che l'âge avevi? Che cosa fa? 16 ans, moi un petit, quelque chose magnifique. Je te montrerai même la photo. Mi mostra il suo cellulare dove ci sono delle fotografie di ragazze e ragazzi tutti minorenni, alcuni molto piccoli, e infatti me li propone come se stesse vendendo un prodotto. Est-ce que tu as un fille plus jeune de 14? Très cher. Combien? 500 euro per avere un rapporto con una ragazzina che ha meno di 14 anni. La puoi vedere? Je peux te montrer, à voir ce qu'il veut. Ok. E non sono solo parole quelle che dice quest'uomo, perché a distanza di neanche un'ora ce la porta davvero. Lui non c'è, l'ha fatta accompagnare da un'altra ragazza. Le incontriamo davanti al McDonald's, ma siccome in giro c'è molta polizia, ci dicono che le dobbiamo seguire un po' più in là. Hello. Tu parli francese? No. Spagnolo? È molto giovane, potrebbe davvero avere meno di 14 anni e parla solo l'arabo. Quindi, per farle qualche domanda, dobbiamo per forza comunicare con l'amica che traduce e si potrebbe insospettire. Però, vogliamo davvero capire se sa cosa l'aspetta. La ragazza le traduce la mia richiesta e lei accetta. Ci sarebbero tante domande da fare a questa ragazzina, ma in mezzo alla strada, alle 2 di notte, con la polizia che gira, non è il caso. Le diamo appuntamento per il giorno dopo. Noi intanto troviamo un altro appartamento. Qui, senza tanti problemi, ce lo affittano e ci possiamo portare chi vogliamo. È qui dentro che dovremmo intervistare i minorenni che si prostituiscono a Marrakech. Vediamo la location e decidiamo come mettere le microcamere. Adesso siamo pronti. Possiamo tornare in strada e agganciare un minorenne. Portarlo qui con la scusa di voler fare sesso e intanto intervistarlo. Torniamo al McDonald's, luogo di incontro dei minori che si prostituiscono. E parlando qua e là, notiamo un ragazzino. È sporco, trasandato e impaurito. Lo approcciamo e gli offriamo qualcosa da mangiare.
In pochi minuti capiamo che anche lui è una vittima della prostituzione minorile. Quindi andiamo nell'appartamento che abbiamo affittato per conoscere meglio la sua storia. Esce fuori un racconto fatto di povertà, violenze subite in famiglia e sesso a pagamento per pochi soldi. Una storia che mai avremmo pensato di sentire. Tutto filmato qui dentro. Ma non possiamo farvi vedere nulla, perché appena finita l'intervista la polizia ha fatto irruzione. La polizia? Giornalisti. Sono 10 poliziotti e non ci lasciano libertà di movimento. Ci tengono fermi per le braccia e sanno che abbiamo una microcamera. Telecamera. Se fa problema. Aprono lo zainetto dove era nascosta e cercano maldestramente di spegnerla. Ma qua? No, che spa. E poi ci sequestrano i telefonini. Monsieur, votre telefono? Oui. Votre carta d'identità? J'étais journaliste. Oui, le connu en Italia. Vous avez une autorisation? No. Vous travaillez légal. Vous n'avez pas une autorisation pour faire venir des petits enfants ici. Donc tu as tort. Je devais rappeler l'ambasciata italienne? Un instant, on ne vous a pas arrêté. Ci caricano tutti in auto e andiamo in commissariato per accertamenti. Arrestano il nostro traduttore e sequestrano tutti i filmati, compresi quelli che avete visto nel servizio. Ma per fortuna quella parte l'avevamo mandata in Italia via mail, prima della loro irruzione. Dopo 10 ore, senza neanche la possibilità di chiamare la nostra ambasciata, ci portano in hotel e siamo obbligati a fare le valigie. Perché il Ministero dell'Interno marocchino ha emesso nei nostri confronti un decreto immediato di espulsione dal paese e il divieto di entrarci per 5 anni. E tutto questo perché stavamo documentando la prostituzione minorile a Marrakech.